E va bene, dai, ci siamo. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Cioè, un attimino, siamo pochissimi. Ah no, adesso state arrivando adesso. Buongiorno a tutti. Un attimino che scrivo ad Alessio e arrivo. Un attimo solo perché se no non vado più avanti. Adesso prendo il levare. Ok, perfetto. Io sono short di euro dollaro, sono short di sterlina dollaro, ma sono short da 5 minuti, 10 minuti neanche. Sto cercando di capire dopo la salita che ha fatto questa notte, che ha portato assolutamente, ha giovato su tutti i conti robot. Ragazzi, inutile che lo dico, i conti robot ormai sono arrivati. Qualcuno è riuscito anche a chiudere già l'euro OD. Ok, non so, Peppe, come è andata da te? Io non ho controllato tutti, ma un paio sì. Non lo so, datemi un po' la conferma che qualcosina si è chiusa anche da voi, anche l'euro dollaro che è salito tanto, la sterlina dollaro. Non hai ancora guardato, Peppe, è una cosa buona che non hai ancora guardato. Tu ha chiuso tutto, Cinzia, per euro OD ha chiuso tutto, vedi? Allora conferma che già da qualcuno ha giovato questa discesa. Da Peppe che non hai guardato è una cosa positiva, vuol dire che stai piano piano, ti stai liberando, che vuol dire che c'hai l'ossessione di guardare i conti, ce l'ho anch'io. Io poi peggio di voi perché ne guardo, ne ho da guardare molti di più, no? E quindi perciò un'ossessione a volte di guardare questi conti. Non è, intanto non è che cambia tanto, non è che cambia se non guardi il conto. Bene, euro-dollaro short per via delle partenze della borsa delle 9. Io ho visto tutta questa salita qui, inutile che mi metto long sui massimi assoluti. Cerco in intraday un piccolo long, un piccolo short, ma questo short logicamente è condizionato da se non vai bene io ti chiudo, anzi se guadagno poco chiudo perché non è che mi piace tanto la situazione. Gli short di ieri erano tranquilli, gli short di ieri euro-dollaro e sterlina-dollaro. Io faccio cose tranquille ultimamente, vi faccio vedere questa settimana qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ta, ta, ta. Ah, oggi volevo farvi il cavolo, mi sono dimenticato. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a farlo. Vedete, questa settimana qui è stata solo sterlina dollaro e euro dollaro, cioè vi faccio vedere quello che ho fatto ieri. Poi ho fatto come dicevo ieri, quando la sterlina dollaro e l'euro dollaro toccano il pivot. Andiamo a vederlo, così vedete anche l'operatività e perché ieri poi è stato fatto questo. Vogliamo un attimino Fibonacci. La discesa che mi aspettavo di ieri, la giornata di ieri è questa, da qui a qui logicamente. Mi aspettavo il tocco del pivot, dal pivot non ho fatto altro che di aprire un long di euro dollaro, di sterlina dollaro e anche qui la giornata di ieri. Ieri no, no, l'euro dollaro non l'ho chiuso sul più, vedete? L'ho chiuso prima perché è arrivato a un livello, adesso ho cambiato il Fibonacci. Un attimino che voglio vedere, giornata di ieri. Tac, questo qui, l'euro dollaro chiusa. Ho chiuso tutto assieme, vedete gli orari, io ho chiuso sempre tutto assieme. Quindi ho chiuso l'euro dollaro a 17,84, 17,84 il pivot era. 17,78, l'ho chiuso, perfetta, guarda, l'ho chiuso esattamente senza accorgermi nemmeno che non aveva toccato il pivot. Poi alla fine, magari nell'altro conto che guardavo c'era il pivot diversamente, l'ha toccato e poi mi sono girato long e ho fatto un piccolo long che durante la serata poi l'ho chiuso, non l'ho tenuto perché sennò pagava molto di più. Queste cose qua, ragazzi, io la sera non tengo le operazioni overnight, è difficile, solitamente mi flatto per non avere la sorpresa il giorno dopo, quindi mi sono flattato guadagnando oltre a questi short che avevo. Ecco, l'euro dollaro adesso mi ricordo perché l'ho chiuso short, l'ho chiuso prima,
perché comunque con questa sterlina dollaro sono andato a target sul pivot. Sul pivot, esattamente qui. Mentre l'euro dollaro che non arrivava a target, però avevo due operazioni che le avevo prese in qualche modo, perché non lo so, se mi ricordo bene, avevo fatto un'altra operazione, quindi ho detto ok, mi basta lo stesso e ho chiuso tutte e due. Poi mi sono girato long, pagava un attimino di più, ma va benissimo, ho chiuso in positivo 626 euro, che poi per me va bene. Una giornata era una giornata tranquilla, quindi non volevo stare tanto a mercato, va bene così. Poi erano leggeri, se avete visto, erano tutte operazioni da un lotto e non più da due lotti come al solito. Allora, aggiornamento, euro di ha chiuso, Francesco, ciao, ben arrivato, in un conto mi ha chiuso euro Audi. E nell'altro ancora no. Eh sì, perché l'altro forse aveva poco margine nel momento dell'apertura da 0,32. Quindi, e questa ne parlavo ieri con un amico mio tedesco, con Sandro, che l'ho già menzionato diverse volte, che anche lui è un test con un conticino piccolino che, non, che sto guardando un attimino. Proprio per vedere parlavamo proprio una parola che in italiano non la uso quasi mai. Praticamente è stato calibrato bene il sistema. Mi ha suggerito questa parola mentre parlavamo in tedesco, mi è venuta fuori questa parola che poi tradotta in italiano è calibro. Quindi calibrato bene, è calibrato bene il sistema perché logicamente nei conti piccoli è riuscito a mantenere a galla questa anomalia di mercato che c'è stata, quindi è stata anche una bella cosa. E nei conti piccoli, chiaro, ha avuto un attimino un po' più di difficoltà nel recupero, però se non faceva così, ma il conto piccolo saltava, invece così non è saltato. Adesso piano piano recuperato. Il bello è che nei conti piccoli l'euro-dollaro, per esempio, o la sterlina dollaro si sono chiuse, quindi hanno aumentato il margine e danno spazio alle altre coppie. Anche a te li ha chiusi entrambi, Francesco, allora sono contento. Ti dico, Francesco, sei capitalista, ok? Ti sta, vedete, mi fa piacere. Allora, io sono short di euro-dollaro, sono short di sterlina dollaro. A sterlina dollaro sono in quasi positivo, l'euro dollaro è in positivo. Stavo cercando la chiusura di una campana gaussiana, praticamente ho visto questa discesa, ho detto ok, mi metto short, chiusura della campana gaussiana, il mercato ha preso rialzo. Adesso le cose sono due. Se il mercato continua a scendere, mi va a fare un nuovo minimo, buono. Se non mi torna qui in alto, io mi stop e mi giro long. Perché? Perché questa zona qui, adesso non lo so ancora, potrebbe essere la partenza di una nuova campana gaussiana. Perché praticamente la campana gaussiana è partita qui, ne ha fatte due, perché è ripartita qui, toccando la 48 o la 64 in questo caso, qui è ripartita qui. Qui dentro ci saranno i soliti quattro cicli, oppure due, un po' lunghini, insomma, è difficile. Voglio capire che cosa succede. Comunque adesso è in positivo e me la porto a casa, vedete? Questo è trading quando non sai fare tante cose, che non sai dove cliccare, stai fermo. Nel momento in cui vuoi cliccare, devi assolutamente avere il piano B. Il piano B è se il trade che ho fatto mi va male, perché chiaro non lo chiudo sul primo ritracciamento, ma sul secondo. Se adesso mi torna su, lo chiudo. Invece, vedete che sta andando bene, quindi il trade sta andando bene, ok? Adesso mi romperà questo minimo, io mi porto a casa un paio di pippini. Se invece il mercato tornava su, allora dicevo ok, è prettamente long, mi chiudo, mi giro long. Il long lo avrei lasciato senza stop loss, come ho fatto ieri del resto, quando ho aperto il long, il secondo long, cioè la seconda operazione long che ho fatto ieri sera, l'ho fatta assolutamente senza il pensiero di dover chiudermi, facciamo la sterlina dollaro che si vede meglio, senza dover pensare di dover mettere uno stop loss, perché mentre scendeva ho detto ok, questo mi prendo il take profit dal pivot, poi qui mi giro long e non metto lo stop loss, che comunque siamo in direzionalità rialzista su time frame più ampi, ok? Quindi qui è ampio rialzista sul ciclo 1. Ricordate ieri che anche Francesco si era un po' ingabbiato qui, che non sapevamo benissimo dove eravamo, cioè io lo sapevo, questo era il mezzo ciclo, quindi vuol dire che qui mi partiva il ciclo 3, che è questo. Siamo nel ciclo 4 H1. Vedete, tutto di un fiato oggi, dai. Vedete che siamo nel ciclo 4? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Ciclo 3 potrebbe essere finito qui sulla sterlina d'oro, o anche finito un attimino un po' più ampio. Non è che quello è il punto. Lo mettiamo qui per dare, diciamo, lo mettiamo qui, dai, qua non importa. Ciclo 3, siamo nel ciclo 4, che il ciclo 4 può essere anche un ciclo forte. Togliamo i separatori di periodo. Il ciclo 4 può essere anche un ciclo forte perché siamo una distribuzione forte.
Quindi l'unica cosa che posso ancora inserire nella distribuzione a partenza di un ciclo 1, che potrebbe essere il ciclo 1 o una Y, questa non mi interessa. In questa zona qui io metto una bella trend line da questa zona a questa zona. Questa è la trend line ciclica. Se in caso tornasse qui sotto, ma non penso che lo faccia come sentiment di trader, non penso che lo faccia. Quindi a questo punto il ciclo 3 e il ciclo 4 non penso nemmeno che diventi ribassista. Qui notiamo che abbiamo un Fibonacci che prima l'avevo spostato, era questo Fibonacci qui. Quindi il target comunque è il massimo che potrei arrivare al 38,2, ma non ci credo neanche tanto che arriva al 38,2. Vedete che già sta dimostrando un po' di forza sul minuto. È andato a fare un nuovo minimo, ma non si è fermato. Sta per partire un ciclo, qualcosa. Allora, qui adesso devo capire se nella distribuzione a un minuto, visto che stiamo chiudendo la campana gaussiana, siamo sotto la media 64, dove ripartirà la prossima campana gaussiana. Perché se mi parte la prossima campana gaussiana, io mi devo svuotare dal trade, mi devo svuotare, chiudere e dire ok, va bene, è andata così, potevo guadagnare, non l'ho chiusa in tempo. Non l'ho chiusa in tempo perché veramente stavo pagando pochissimo, quindi alla fine non me ne faccio una colpa. Bene, adesso siete arrivati, siete tantissimi, mi fa anche piacere. No, Boris, del trading automatico non ne parlo volentieri nei webinar, ce ne parlo ogni tanto, ma proprio per l'aggiornamento a chi lo sta usando, e siamo tantissimi, perché anch'io lo uso. Però non faccio vedere, c'è un video nel blog Robotica Project, vai a vederti quel video lì, anche se è un po' vecchiuccio, e poi se ti piace mi scrivi su Skype, ok? Io Skype mp-forex. Ok? Perfetto, quindi a parte che non sono il marchettaro che fa la pubblicità di qualcosa, ma non mi piace perché il webinar è più adatto al trading, al live trading, perché alla fine è cosa che ci si aspetta quando si va a vedere un webinar. Ci si aspetta che il trader, il relatore, che sperando sia anche un trader, non soltanto un relatore, ti faccia vedere cosa fa, ti fa vedere le sue operazioni. Se poi non te le fa vedere o ti dice ho fatto l'operazione 2 settimane fa, cambiate canale perché assolutamente non è giusto. Cioè, può essere che un relatore ti possa fare un corso base fatto bene, dove ti spiega la piattaforma, dove ti spiega i movimenti dei dati fondamentali, o penso io come funziona, che cos'è una candela, che cos'è una trend line, le cose tecniche. Questo può essere un relatore che ti può aiutare, ma poi se vuoi seguire un trader che fa live trading o che comunque ti dice o ti fa vedere un'analisi tecnica o un'analisi ciclica, però ti dice non ti fa vedere che cosa ha fatto, allora già comincio a non vederlo in buona luce quella persona, ok? Ripeto, non so perché io non seguo gli altri, però se trovate qualcuno che non vi fa vedere le cose e vi dice cosa ha fatto 2 settimane fa, mi ripeto molto spesso su questa cosa, ma perché ci sono incappato anch'io tanti anni fa su quelli che ti fanno vedere le cose ma non ti fanno vedere niente, no? Oppure ti fanno vedere soltanto le operazioni aperte, anzi, le operazioni tutte chiuse e quelle aperte non te le fanno vedere. A proposito di operazioni aperte, non vi ho fatto vedere. Ah, Paolo, ma anche tu? Ok, queste sono le mie operazioni aperte di oggi. Sterlina dollaro un lotto, euro dollaro un lotto. Ok? Le operazioni di questa settimana qui, quindi di ieri, sono queste qui. Ok? Madonna, quanto veloce. Non bevo più caffè da ieri, ma sono una macchinetta. Quindi queste qui, può darsi anche che me le chiudo in perdita, perché non mi piacciono tanto, non sono tanto belle. Sono adesso in positivo, ma non mi piacciono tanto dal punto di vista che non è proprio il trade che stavo facendo, no? Oggi altro che webinar blando, ma cioè, devo recuperare della settimana scorsa, Francesca. La settimana scorsa i webinar sono stati un po' mossi dal punto di vista che non ero energetico. Avevo un po', tu dici di no, però io dipende dal punto di vista. Certo, c'è sempre qualcosa di bello nei webinar, però tipo il webinar di ieri, non avevo neanche in mente di fare un webinar parlato. Poi mi è venuto l'input perché qualcuno mi ha scritto qualcosa e mi è partito così e vi ho raccontato la mia storia. Fa anche giusto, ho visto i commenti poi che mi avete mandato su Skype e tutto il resto. Va anche bene che sia così ogni tanto, perché essendo un webinar al giorno, anzi lunedì ne faccio due, succede ogni tanto che faccio questa cosa di parlato perché il percorso del trader è molto importante e vi ripeto, non c'è nessuno
proprio nessuno, perché è quasi impossibile che uno prenda la patente e prima o poi non faccia un graffio alla macchina. Ok? È quasi impossibile, giusto? Magari anche soltanto una retromarcia e vai a tamponare la macchina parcheggiata dietro, dove non c'è il graffio, non c'è niente, non si vede niente, fai finta di niente e vai via. Ma anche quello è stato un piccolissimo incidente che lo devi fare per capire che comunque la macchina è 50 centimetri più lunga, quindi devi capire le misure. E questa è la stessa cosa del Treda. Il Treda deve imbrattarsi le scarpe, perché devi bruciare un conto, devi bruciare due conti, devi chiudere un'operazione che guadagnava 500 euro, lo devi chiudere a perdita di 300, oppure anche bruciare un conto perché non hai chiuso con meno 500 euro e poi bruci il conto da 5.000. Capito? Tutte queste cose qua devono essere vissute una volta, se hai la fortuna, oppure anche due volte o anche tre volte. Succede che magari dici, cavolo, stavo perdendo 3.000 euro. Adesso sono a meno 400, ma sai cosa? La tengo ancora, adesso va in positivo. E poi cosa fai? Bruci il conto. A me è successo una, due, tre volte, forse anche di più. Ma perché? Perché nel momento che dici meno 400 dovevi accettare di ok, prendo meno 400, domani ci penso, domani recupero. Tanto 400 euro li recuperi in un giorno, ma recuperare 5.000 è un po' difficilino, no? Ok, a parte che ho fatto vedere anche in un webinar che c'è nel blog, si chiama Missione Recupero Compiuta, mi pare. Ogni tanto do quei titoli un po' così. Ed era che in un mercoledì ho perso 4.000, quasi 5.000 euro, poi entro la settimana, in 2 giorni, praticamente venerdì, li ho recuperati e sono uscito con più di 5.000. Succede, ma dopo 20 anni di trading e di Treda può succedere. Dopo un anno di trading può succedere che ti bruci il conto e ficchi la testa sotto la sabbia per un po', perché alla fine è così, no? Bene. Torniamo noi, metto questo qui, lo sposto perché sennò non posso cliccare, lo metto qui, è in perdita adesso, vedete come cosa succede con un lotto, è una cosa un po' veloce, si muovono molto vicini. Adesso devo capire che cosa sta succedendo, perché sennò mi chiudo e mi giro veramente long. Anche girarsi long non è tanto bello. Allora, io ho messo qui un Fibonacci da questa ultima espansione. Il primo livello che ha toccato è stato il 61,8, che è un livello forte come il 38,2. Mi sa che i livelli più forti sono il 61,8 e il 38,2, ok? Per dirla tra di noi. Adesso devo capire se questo livello qui tiene, perché ha fatto un doppio minimo, e se mi parte una nuova distribuzione. Su H1 abbiamo detto che siamo nel ciclo 4, quindi questo qui potrebbe dar sì che posso ottenere ancora un po' il trade, perché normalmente dovrebbe chiudere la distribuzione, però bisogna anche dire che la distribuzione potrebbe essere anche irregolare e questo non essere un ciclo 3. E quindi torniamo noi, perché la lettura ciclica sì, un po' induce, attenzione, incominciamo a capire i movimenti, attenzione, incominciamo a capirli perché qui bisogna anche uscirne bene. L'euro AUD non ce l'ho davanti, sì, ce l'ho davanti anche lui short, quindi l'euro debolezza di euro, sterlina dollaro cerca un attimino di forza perché anche l'euro sterlina sta prendendo su. Un attimino che monitoriamo un po' perché sennò mi blocco, non faccio più niente. Potrei anche capire che sull'H1 abbiamo questa distribuzione qui che io dico che sono due cicli perché sono due cicli, però potrebbe anche tenere all'interno un ciclo, due cicli, tre cicli, e questo è già il ciclo 1 della nuova distribuzione in partenza. Quindi questo può essere il ciclo 2 che ha fatto un nuovo massimo. Quindi, onde evitare pasticci, è difficile da capire. Va bene che il nuovo massimo della distribuzione, questo il nuovo massimo lo ha già fatto, potrebbe incominciare a farmi il mezzo ciclo e poi farmi di nuovo la salita. Quindi anche sono in un'idea di short, c'è anche in questo caso, anche perché imminente è un segnale short e non long. Però vedendo la forza sono un po' preoccupato se mi parte a rialzo, mentre l'euro dollaro vedete che sul minuto ha cercato di tornare, cerca di tornare giù. Ci vorrebbe anche una ulteriore discesa sotto questo pivot. Cioè, a livello del pivot, qui probabilmente mi chiuderò perché sta chiudendo la distribuzione. Se andiamo a vedere la sterlina dollaro sul metodo fascia, e quindi chi magari mi chiede, tanti di voi mi chiedono: ma Paolo, visto che è così, che corso mi consigli? Cosa devo fare? Quali sono i tuoi corsi? Io non faccio corsi, l'unica cosa c'è il metodo fascia che è abbinato al
all'abbonamento del Visual con gli indicatori, ma l'unico è quello. Però io consiglio di fare il metodo fascia e sebbene è forse un po' una rottura di scatole, ascoltarmi per 10, 12, 14 ore, farti il corso gratuito che c'è sul blog ciclico. Può essere anche una rottura di scatole, però alla fine se riuscite a capire la metodologia ciclica e avete anche il metodo fascia, secondo me ne dovreste uscire bene. Poi se non uscite bene, sono magari anche un po' di cavoli perché vuol dire che non state bene voi dentro, vuol dire che dovete lavorare su voi stessi, perché se funziona con me, se funziona anche con Francesco, per farvi l'esempio adesso fresco fresco Francesco, che prima o poi tornerà anche lui con la coda tra le gambe perché dovrà fare il percorso, è inevitabile, non è che glielo auguro, ma è un percorso che dovrai fare. Già un buco l'hai fatto, c'è cioè un conto l'hai già bruciato, sei ripartito alla grande, hai recuperato, sei andato anche in ferie con i soldi del trading. Però succederà e non te lo auguro, oppure te lo auguro che sia di una grandezza di poco, che così dici, ah cavolo, va bene, ho fatto anche questa. Non perché te lo auguro che deve succedere, ma il percorso è quello, il percorso è quello. Devi prendere un paio di schiaffi, ok? Quando il pugile non si copre bene e prende due o tre pugni in faccia, cade a tappeto. La stessa cosa è questo. No, sbagliato, non lo fare, Francesco, non lo fare, non lo fare, non lo fare, eh? Non lo fare, Francesco. Silvio dice che ne ha presi tanti di pugni, quando ti vedo te ne do uno anch'io. Non lo fare, Francesco, non ripartire così, poi ti dico anche il perché. Ah, ricordami, te l'ho detto, ma te l'ho già detto io, me l'hai detto di dirtelo, Miguel, te l'ho detto. Comunque, se vuoi, puoi mantenerlo, però va bene, se è così, però non ripartire con quella somma, riparti con una somma un attimino un po' più grande. Ok? Perfetto, va benissimo. Vediamo se riesci a farlo. Mi difendo bene, Silvio. Dai, sto scherzando. Allora, comunque torniamo a noi da sterlina a dollaro, per esempio questo qui è il Max Chaos della distribuzione precedente, mentre questo potrebbe essere già la chiusura del minimo di Gauss e questo cercando già il nuovo Max Chaos, vedete che sta per ripartire. Quello che potrebbe anche essere interessante è capire, e questa è la dinamica della lettura, che questo sì è uscito fuori dalla campana gaussiana, la linea gialla che vedete qui. Questa è tornata dentro ed era lo short, questa però è tornata fuori e questa è tornata fuori. Quindi a stare adesso long di sterlina dollaro non è tanto piacevole, okay? Anche perché non ho segnali short. Vorrei capire se riesco ad entrare short dopo che mi ha fatto l'evoluzione, quindi aspettandomi ancora un nuovo max chaos. Se questo poi è il max chaos, come lo conferma, perché diventa rosso e comincia a scendere, allora posso poi, dopo aver chiuso questi short, entrare nuovamente. Va bene, attenzione, adesso il conto sta andando in positivo, quindi andando in positivo anche con la sterlina dollaro. Quindi torniamo un attimino qui e vi faccio vedere il perché ancora tengo questi short, che sono stati pensati bene, perché li ho fatti un po' in ritardo, non li ho fatti subito, ci ho pensato, vedete? Non è ritornato qui in alto e questo vuol dire tanto, probabilmente andrà a chiudermi anche questo. L'euro dollaro sta per ritornare al pivot, adesso qui l'euro dollaro è da chiudere. Probabilmente porterò a casa quasi niente, però almeno me ne libero e ho il conto un po' più leggero. Dai, accelera. Fai il bravo. Su H1 l'euro-dollaro vedete che sta spingendo anche sul canale. Quindi anche questa qui è una cosa che l'ho detta ieri. Quindi per chi si segue magari un webinar solo e poi dice sì, ma come faccio io? Chi è questo? Il webinar la settimana è in progressione. E io porto avanti un'analisi che ho fatto lunedì, la porto avanti tutta la settimana o la cambio durante la settimana, come poi l'analisi anche dell'Outlook Weekly, che magari possiamo darci dare un occhio dopo. Quindi anche l'euro AUD era preannunciata. Questa qui potrebbe essere il ciclo 1, o il ciclo 1 finire qui, dipende. Mettiamolo qui per il momento, poi vediamo. Quindi in ogni caso potrebbe essere questo il ciclo 2 che ha già fatto il nuovo massimo. Il piperaggio della sterlina dollaro non mi piace, infatti vedete che questa salettina qui mi porta già il conto negativo.
però abbiamo comunque dei massimi decrescenti, quindi continuiamo la nostra analisi per capire dove si ferma, se si ferma. Ok, mettiamolo così, vediamo cosa succede. Perché l'euro-dollaro, vedete? Sono le 9:41. C'è anche il dollaro yen che sta scendendo. Avevo fatto una piccola salita. Vediamo se riusciamo a uscirne bene. Mi sa che non usciamo bene comunque. Poi Gianni Long, io ti ho risposto, ti sei fermato. No, non mi ricordo. Ogni tanto vedo il tuo nome, ma non mi ricordo se devo risponderti ancora o se ti ho risposto. Se mi confermi per favore, così mi metto l'anima in pace perché ho paura sempre di dimenticarmi di qualcuno. Non so che cosa mi hai chiesto, ma se ti ho risposto. Ah, ti ho risposto, perfetto. Allora, benissimo. Non mi ricordo neanche cosa mi hai chiesto, secondo te. Come dico sempre, io vado come un treno. Vado come un treno perché a seguire tanti, tanti, tante persone è un po' difficile poi ricordarsi anche cosa uno mi chiede e cosa mi chiede l'altro. A volte faccio anche confusione dei nomi, secondo te. Una cosa normalissima. Allora. Anche questa è la mia decisione di cambiare nuovamente alimentazione perché la concentrazione, in base a quello che con cosa ti nutri, è diversa. Nel trading, magari avete sentito parlare anche del guru che fa yoga prima di fare trading, oppure del trader che mette le posizioni guardando le stelle. Esiste anche questo. Però io vabbè, faccio meditazione, ma non lo faccio per i trader, la faccio per me stesso, anche se a volte la mattina dovrei ricominciare, mi faccio 15 minuti di meditazione, anche poco, 15 minuti, ma passano subito. Però serve moltissimo. Ma devo dire che il nutrimento, se tu alla sera ti sei fatto un piattone di pasta o una bella pizza alle 10 di sera guardando un film, non è che dormi bene, e il giorno dopo la concentrazione, credetemi, è diversa. Okay? Tutto il corpo si comporta diversamente. Quindi per fare questo lavoro qui, anche forse non lo notiamo nel momento, però secondo me a lungo andare ho notato dei cambiamenti nel mio stile di trading proprio anche sulla concentrazione, proprio su questo. Perché magari un trade che sei svogliato, l'hai fatto, non lo chiudi, non ti giri perché non hai l'input cerebrale, possiamo parliamo l'input cerebrale che ti dice guarda che qui la devi chiudere, ma nel momento sei appesantito, c'hai altre cose per la testa, non lo fai. Invece magari qui dovrei chiudere e girarmi. La concentrazione ti fa meditare sulla decisione da prendere. E nel momento che sei pronto già qui, non sei pigro, la decisione sai, ok, quando arrivo qui vado long, oppure quando arrivo qui valuto ancora un attimino prima di chiudere e poi mi giro. Perché anche queste cose qui vanno valutate, non si può chiudere subito al momento perché ci siamo messi una trend line o questo livello di stop loss. Devo anche valutare che questo qui comunque è un Fibonacci e sto controllando il movimento del prezzo. Ok? La campana Gaussiana si sta chiudendo, ma bisogna dire anche che siamo, per quello che ho guardato, forse in un ciclo 4, anche se è un ciclo 4 forte, o forse siamo in un ciclo 1 in chiusura. Perché se io faccio chiudere qui il ciclo 1 che ci sta anche sulla stima dollaro, cambia un po' tutto il mercato. Se questo invece è il ciclo 3, questo pezzettino qui, e questo è il ciclo 4, potrei ancora capire che dovrebbe chiudere. Siamo negli orari 9:45, quindi orario di borsa molto forte, starei un attimino fermo ancora nella decisione. Questo è un Fibonacci dell'ultima espansione. Posso prendere questa espansione qui oppure posso anche prendermi veramente l'ultima. Essendo un 4 ore, preferisco prendere questa, però se vado su H1 prendo l'ultima che è questa qui. Infatti questo ultimo pezzettino che vedete qui di 70 pips è praticamente questo ultimo pezzettino qui. Ok? Quindi i Fibonacci ce li ho tutti e due, non è che non ce li ho tutti e due. Attenzione, guardate, capiamo un attimino il movimento e poi decidiamo. Porta su anche l'euro dollaro. Decidiamo, decidiamo tra un pochino, decidiamo. Perché non mi piace. Sono le 9:46, non mi piace, però vedete che la decisione anche di mantenere a volte il trade potrebbe riportare. Sono
5 pips non sono tanti, dove ho aperto io sono forse un po' di più, ma no, sono 5 pips, io ho aperto 5 pips fa, quindi qui più o meno, quindi alla fine non è neanche tanto male. Ha beccato la zona del canale, non ha fatto un doppio massimo, tornata sotto il 50%, se non mi riparte dal 50% o dal 38,2, il gioco è fatto, ragazzi. Infatti anche l'euro dollaro dovrebbe crollare un attimino. Dai, ce la facciamo? Poi, l'outlook weekly di ieri, interessante secondo me, perché l'euro AUD, io avevo detto diverse cose, avevo detto che non era ancora tempo di comprarla, era tempo ancora di venderla, poi non è che me ne vanto e faccio il galletto perché ho avuto ragione, più delle volte c'ho ragione, ma perché è una condizione di causa, dopo 20 anni, se non ho ragione io vuol dire che sono un relatore, non un trader, oppure che sono un furfante. Quindi è questo, è assurdo, dici, in realtà è vero, è assurdo, sì, è assurdo, normalmente mi si dovrebbe pagare come oracolo, farei più soldi io di trading, mi date il 50% di tutto quello che fate e io faccio solo l'oracolo, non perché voglio vantarmi, è perché questo trade io non l'ho fatto, per esempio, però guardate la giornata di ieri sul daily non dava niente, però guardate, il trade era da fare su questa zona qui e la giornata di oggi pagava 50 pips, il target sarà probabilmente questa zona qui. Quindi io qui non avevo fatto l'analisi, ma avevo detto il piercing, la candela, insomma tutta la costruzione dell'analisi è stata fatta ieri e non era neanche male. Quindi diverse cose che vengono fatte durante la settimana. Cosa abbiamo visto ieri? Abbiamo visto l'euro dollaro weekly che è in salita, segnale long, banda di Bollinger, infatti stanotte ha fatto le faville. Daily, cos'è che avevo detto? Il target è questo, quindi alla fine io mi metto short stamattina, ma faccio la stessa cosa di ieri, appena mi chiudo lo short mi metterò long, anche se poi magari lo short pagava di più e l'operazione long mi va in perdita, sono direzionali, la direzione è quella. Ricordate questa analisi di ieri? È stata semplice, il target è questa zona qui, mancano 30-40 pips, spero che non me li faccia adesso, spero che me li faccia nel pomeriggio, quindi spero che scenda ancora i 10 pips per poi farmi entrare e mi metto anch'io long, perché entrare long sui massimi assoluti è difficile, però guardate, quello che ho detto ieri, ma vi ripeto, non per vanto, perché anch'io me la godo, cioè me la godo veramente, questa qui. Sono 170 pips ancora che ci aspettano. Attenzione, sterlina dollaro, ho fatto quello che aspettavo, quindi vedete perché magari se avevo ancora una pizza in pancia da ieri, ero pronto a chiudere e girarmi, o che ne so, avevo una decisione diversa perché non ho la concentrazione che ho avuto adesso di dire ok, un attimino lo stop loss, però aspettiamo un attimino di capire. Guardo l'orario, quindi occhio sempre sull'orologio. Ah, ok, l'orario è ancora buono, sono le 10 meno 10, non c'è il cambio d'ora, posso ancora tenere. E infatti, sia euro dollaro che sterlina dollaro hanno cercato di andare a sbattere fuori qualcuno, però hanno mantenuto l'idea dello short. Questo qui poi intraciclo, che sono gli insider, i cicli insider, che è un indicatore auto ciclo insider, per chi lo usa, io non lo uso, però quella volta che l'ho costruito c'era un motivo. Questa trend line qui praticamente che sta rompendo è la trend line ciclica della M ciclica. Quindi alla fine anche intraday o intraciclo, perché nei cicli all'interno di un ciclo, immaginate che questa cosa qui che ha fatto adesso questa potrebbe essere un ciclo o una X o quello che volete. Quindi da qui partire con il minimo di Gauss, partire con la nuova distribuzione, perché guardate, si sta girando, quindi il minimo della campana gaussiana, il precedente, il minimo di Gauss, questa è la M ciclica, non potete dirmi di no, quindi questa trend line dalla partenza del ciclo alla parte centrale del ciclo mi dice che se mi rompi questo dovresti scendere ancora. Fatalità, quello che sta facendo. Poi che adesso mi ritorni su, me la ritesti e poi ritorni giù di nuovo, ci può stare anche perché probabilmente questo può essere il ciclo 1 dopo aver avuto un ciclo X, oppure questo era il ciclo 3 e questo il ciclo 4, che adesso non mi interessa neanche andarli a vedere, mi interessa soltanto l'uscita, giusto? Quindi quello che faccio durante i webinar è anche quello che io faccio nel conto. Adesso il conto ha tutte e due le operazioni in positivo,
Aspettiamo un attimino perché visto che sta scendendo l'euro dollaro, anche l'euro yen sta scendendo, l'euro la sterlina dollaro, l'euro dollaro ancora non vuole saperne, c'è ancora un attimino di... E guardate, guarda caso, lo andiamo a vedere perché questa è una cosa che non ci si aspetta, posizione in positivo, quindi tra pochino chiudiamo, ragazzi, sta andando in positivo. Allora, una cosa che non ci si aspetta è, vedete, questa è la decisione. È il momento della decisione. Sono in guadagno di 20 euro, non sono niente, no? Però l'operazione non mi piace più di tanto. O accetto i 20 euro oppure mantengo ancora di più. Se poi vedo i 100 euro, i 150, non so se arriva più. Cosa faccio? E non li chiudo e poi mi trovo a chiudere una posizione, il conto a meno 300. Allora sono un barbalucco. Allora sono un cretinuccio. Sono uno stupidino. Quindi a questo punto. Ragazzi, dobbiamo riuscire anche a capire che dobbiamo chiudere in positivo. Quindi questa qui è una cosa assolutamente da decidere. È chiaro che se adesso decido 50 euro non è niente, perché se le chiudo può andare in negativo, tornare di nuovo sopra i 100, perché 50 euro non sono niente, sono posizioni da un lotto. Devo capire un attimino come capire. Allora, sterlina dollaro chiude, arriva al pivot. Non lo so, comunque è una zona di pullback, dove sta arrivando adesso è una zona di pullback. Il pivot sull'euro dollaro adesso sta cercando di tornare giù, in questa zona qui c'è il pivot. Allora, monitorare anche il dollaro yen che sta scendendo. Guardate, H1, dollaro yen scende, euro dollaro sta scendendo lo stesso, perché anche se era diventato verde, è tornata a croce, o è tornata addirittura all'open price della candela, e la sterlina dollaro sta scendendo. Cosa vuol dire? Che tutte le coppie stanno scendendo, sebbene il dollaro perde di forza. Se adesso il dollaro yen si rivolta a rialzo, potrebbe dare l'ultima spintina di correlazione inversa che ha la sterlina dollaro e l'euro dollaro, ok? Quindi un dollaro un po' più forte e scendono le altre due coppie, ok? Andiamo a vedere cosa succede nell'H1 del campana gaussiana. Niente, sui 5 minuti se abbiamo un segnale short, quello adatto qui. Questa è una cosa abbastanza buona, vero Peppe? Se studi, non soltanto studiando, facendo trading, che assolutamente serve, perché fare trading è la palestra. Okay. Purtroppo la palestra ogni tanto ti porta a strappare qualche muscolo, perché purtroppo è così, ti bruci un conto, bruci, perdi un'operazione, sbagli trade, no? Sei in balia del conto perché ne hai fatte troppe, e succedono a tutti queste cose qui. Questa è la palestra, però quando non fai trading devi continuare a fare l'analisi, perché non mi dai la trend line, brutto schifosone. Il MetaTrader, no, su questa zona qui dove mi hai dato il segnale, probabilmente uno sopra, quello precedente, esattamente. Qui c'è un segnale short di 5 minuti. Questo segnale short, per quello dico. Per chi usa il metodo ciclico e poi usa anche il metodo fascia, ragazzi, siete in una botte di ferro. Ogni tanto c'è nella botte di ferro qualche chiodino e dovete stare attento, perché purtroppo c'è. Questa zona qui è una zona short, sempre scherzando, ma non esistono le botti di ferro nel trading, non esiste una cosa infallibile, non esiste. Però se sai un attimino gestirti, riesci a uscirne bene. Questo è un segnale short. Abbiamo la campana gaussiana che ha trovato il max gauss. Praticamente, se andiamo a vedere, potrei attribuire questo come max gauss per essere fedeli con il metodo. Questo è il secondo max gauss. Qui sopra non ci deve andare. Infatti, è andato e tornato sotto. Adesso dovete tornare per chiudere la campana gaussiana gialla a rompermi anche questa zona qui. Siccome questa zona di pullback, attenzione ragazzi, che anche la sterlina dollaro sta crollando, e qui dobbiamo anche un attimino capire le chiusure. Perché la chiusura, torniamo qui perché sennò mi sfugge. Vedete che concentrazione che c'è sotto? È anticipato troppo. Anch'io, infatti, quello dicevo prima, Mattia, io oggi stamattina non ho anticipato perché non mi piaceva la situazione e sono rimasto fermo. Guardate che cosa è successo. Dalla zona di stop loss, che io non mi sono stoppato perché ho pensato. Ho deciso di non chiuderla. Sono qui, la campana gaussiana con il minimo di partenza che è questo è diventata ribassista. C'è tanta roba sotto, eh? Qui c'è un pivot che quasi quasi l'ha sfiorato. C'è tanta roba sotto questo metodo qui. C'è tanta roba anche sotto tutto quello che faccio, perché il trader deve avere la mente lucida. Per quello io vi dico sempre,
Io gioco per dire, uso la parola gioco perché gioco con me stesso nel mantenere l'equilibrio, ok? Gioco con me stesso nel portarmi al limite delle forze, magari quando vado a correre, ti viene la voglia di dire, ok, dai, aspetta, adesso andiamo già verso casa, che ho ancora 5 km fino a casa, no, 5 magari no, ma 1,5 km ancora fino a casa dal lago, anzi, forse 1 km. Dice meglio che vado verso casa perché magari dopo non ce la faccio più. Però dice no, dai, da un altro giro del lago lo faccio. Allora ti sforzi ancora di più, tiri, 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 tiri fino all'ultimo. Poi la soddisfazione quando arrivi a casa dice cavolo, me ne ho fatti oggi i chilometri. E questo è andare al limite. Anche nel trading la concentrazione deve andare al limite. Non devi lasciare nulla al caso. Questa è la cosa più importante. Non lasciare nulla al caso. Questo era un caso. Non gli ho lasciato la chance di prendermi. Questa è la ripartenza di una campana gaussiana, che io lo voglia o non lo voglia. Quindi, se io adesso decido che la campana gaussiana deve andare qui sotto, per farvi un esempio, ok, posso decidere di tenere ancora il trade perché questo qui potrebbe essere un ciclo 1 partito sopra la media a 64 e diventato ribassista, oppure questa potrebbe essere una X e partire da qui in ciclo 1. In ogni caso sono un po' ribassista, quindi ancora riesco a tenermi. Zona di pullback in questo canale, normale che vicino al pivot salga, perché tanti hanno preso paura, chi è entrato prima, chi è entrato con 10 lotti, prende per evitare di... Sai, 10 lotti sono un pezzo, sono tanti soldi, sono 100 euro, okay? Te li chiudi prima. Io ero arrivato a 70-80 euro, adesso sono a più 10 euro. Non mi piace l'andamento. Però mi piace che la sterlina dollaro ancora è in positivo, l'euro dollaro fa il birichino, rimane nella lateralità. Anche qui però lo stesso gioco, il minimo di Gauss e la campana gaussiana sul minuto, che io lo voglio o non lo voglio, è questa zona qui, giusto? Quindi se tu mi rompi questa zona qui, diventi ribassista. E io sempre tutto in tempo reale perché il grafico è quello che vediamo noi, quello che vede tutto il mondo, quindi non mi invento le cose. Mi piace veramente stare nel pezzo con voi. Abbiamo le 9:58, orario di dire ok, sono in positivo, chiudo, oppure aspetto la candela delle 10 e mi tengo il trade. Adesso le chiusure che sono state 3 minuti fa, che io non ho visto l'orologio perché sto facendo il webinar, erano chiusure da fare guadagnando 80-90 euro perché adesso col cambio dell'ora non so come si comporta il grafico. Ok, manteniamo un attimino la calma. Adesso ormai siamo in ballo e dobbiamo vedere tra un minuto cosa succede. La cosa che potrebbe cominciare ad essere interessante è che, sebbene sul minuto adesso di nuovo ritorna in positivo, ora io vi faccio vedere perché non posso metterlo qui che a volte non me lo fa cliccare. Vedete, potrei anche chiudere. Mancano 1 minuto al cambio dell'ora. Lasciamo stare, vediamo cosa succede. Quello che mi dà anche un po' rafforza la tecnica o il momento in cui sono a mercato, la sterlina dollaro su 5 minuti sta chiudendo una campana gaussiana, ok? Con questo istogramma qui è partita a ribasso, ok? L'euro dollaro su 5 minuti sta chiudendo una campana gaussiana da questa zona qui, quindi la lateralità di questi 3, 4, 5 pips che ci sono non mi dà ancora il problema, ok? Quindi a questo punto direi di mantenere la calma perché adesso c'è il cambio dell'ora. Ritorniamo sul minuto perché dobbiamo vedere la ripartenza del sterlina dollaro ha tenuto. Ok. Guarda i livelli del canale. Poi ieri sera, non so con chi ho scritto l'ultimo messaggio dal telefono, poi ho lasciato il telefono in tasca e mi sono fatto 90 km con la moto. Sono andato a fare un giretto con la moto perché c'era un po' di sole. Oggi farò la stessa cosa perché c'è un po' di sole. Devo finire il rodaggio della moto perché mi pare che, anzi, lo guardo, devo chiamare e disdire se non ce la faccio ad arrivare. No, non so se ce la faccio. Ah, ce l'ho fino a giovedì prossimo. Allora, fino a giovedì prossimo dovrei riuscire a fare ancora 500 km, no? Ok, perché la devo portare nuova e io devo far fare l'ispezione. Ok, quindi anche oggi mi farò un bel 100 km con la moto. Per chi va in moto sa di cosa sto parlando, è una passione anche quella. Allora, dai che siamo tornati. Cambio della candela delle 10, non abbiamo l'effetto palloncino, però allora abbiamo l'effetto palloncino, non ce l'ha fatto, quindi onde evitare una ripartenza, io direi che...
Attenzione, vediamo se riusciamo a prendersi qualcosina in più. Ah, mi ha fregato. Cioè, una cinquantina li vorrei guadagnare, addirittura vorrei guadagnare un centinaio perché non mi piace l'effetto palloncino, al contrario. Non è partita, rialzo. Vedete, la candela è partita qui ed è subito scesa. Sul minuto è partita qui ed è subito scesa. Adesso stanno recuperando un po' entrambe le coppie. Ancora direi che avrei l'idea di tenere. Di tenere, però attenzione Francesco, lo dico per me, lo dico anche per te, se non c'è la spike, lo stesso non devi avere, non ti devi fare condizionare anche da questa cosa. È una cosa bella se te la fa, te la godi, se non te la fa l'effetto palloncino, non devi avertene a male, perché siamo nei primi 2-3 minuti, dagli un po' di spazio, Può essere anche che i primi 10-15 minuti non ti fa la spike e volte la fa dopo, Quindi nel frattempo può scendere ancora, farmi un nuovo minimo, toccare il pivot e poi ripartire. Quindi noi non vediamo, noi del gruppo adesso abbiamo in testa questo effetto palloncino che ci condiziona, a me in primis. Però dobbiamo anche vedere che non siamo solo noi a fare trading, quindi probabilmente ci saranno anche delle macchinette che hanno già fatto il loro trade adesso, no? Quindi attenzione, l'effetto palloncino lo sta facendo alla fine ci è andata anche bene, lo sta già facendo. Che bello, eh? La risata del trader. Lo ricordate la risata del trader che ho fatto dopo che non so, non mi ricordo com'era andata, ho bruciato un conto oppure ho bruciato un'operazione, ho chiuso 2-3 mila euro di perdita e ci ho riso sopra perché. Dovete cominciare a ridere su queste cose. Non deve farvi male perché il denaro vi condiziona. Cercate trading con il denaro per pagare, per andare a fare la spesa. Allora sì, lì non dovreste ridere, dovete mettere a piangere. Dovete usare il denaro che non vi serve. Poi se avete già guadagnato tanto con il trading, potete ridere di una perdita che magari è perdita di guadagno già fatto. Già, quindi potete ridetevi sopra perché sennò ve ne state male e più state male, più non riuscite a fare trading dopo. Quindi ridetevene. Ok, andiamo avanti. Comunque, vedete, la stellina dollaro non riesce a fare quello che deve fare, però neanche l'euro dollaro non ce la fa. Allora, io direi a questo punto di capire un attimino come si comporta l'euro dollaro perché non mi piace che sui massimi assoluti. Casomai mi chiudo l'euro dollaro e la sterlina dollaro sono ancora in positivo. Guardate, sono ancora in positivo perché la sterlina dollaro è questa che pesa di più e questo è l'euro dollaro che pesa di meno. Quindi comunque sono ancora in positivo. Bastano 2 pips per farmi guadagnare, no? La sterlina dollaro paga bene, perché paga bene anche perché la candela H1 vedete che è ancora rossa e c'è un segnale short, quindi la stellina dollaro non mi dà preoccupazioni, la terrei ancora, ho un segnale short imminente, il target sarebbe la media a 16 periodi, mentre sull'euro dollaro ho un segnale short ma molto lontano, vedete che si sono allargate le medie e siamo sui massimi assoluti, bisogna anche dire che siamo sul massimo di un canale. E questo mi fa ragionare un po' per me, tiro un po', diciamo, il vento per la mia bandiera perché sono short. Quindi mi fa ragionare un po', non voglio essere condizionato, vi ripeto, quindi sto un attimino attento. Però vedete che si sta riprendendo l'euro-dollaro, che non mi piace. Se mi ritorna qui, ragazzi, è fatta perché crolla. Probabilmente crollerà anche sotto il pivot e andrà a toccarmi. No, la media è sopra. Questo Fibonacci qui non l'abbiamo neanche aggiornato. Torniamo al Fibonacci. La sterlina dollaro tiene, l'euro dollaro no, ragazzi. Guardate, l'euro dollaro non ce la fa. L'euro dollaro ce la fa ed è la stessa situazione. Eccolo qui, dai, dai, che ce la fai. Poi mi dite, dove siete andati a capitare? Tanto, dollaro yen che sale, euro yen che sale, vedi l'euro yen sale perché c'è il dollaro yen che sale, quindi sale anche l'euro dollaro. Quindi mi sa che l'euro dollaro il prossimo saltino me lo chiudo, perché non voglio avere.
Ok, mi date un attimino dove siete bloccati? C'è qualcuno che ha qualche operazione da valutare, GBP yen o che ne so io? C'è qualcosina di più? Tu nada che nada, va benissimo Francesco, è perché tu sei capitalista alla fine, sei furbo tu. Mattia, c'hai soltanto anticipato l'euro-dollaro o cosa? Cerca, se hai anticipato, ed è bello anche che me lo dici, essere sempre aperti nelle cose, devi capire che a volte valutare su una salita così repentina che ha fatto questa notte. Dovresti stare un attimino fermo, dire ok, aspettiamo un attimino perché non si sa mai come aprono le borse europee. Aspettare un attimino e farti prendere la decisione quando c'è un trade. Per esempio, se tu hai il metodo fascia, il trade l'avresti fatto dopo. Probabilmente il trade che hai fatto prima lo hai fatto senza badare, l'hai fatto, ah, è salito tanto, io vendo. Questo è lo sbaglio più frequente che fanno tutti, anch'io, ma non più, però una volta lo facevo sempre. Che ti vai a condizionare dalla salita, tanto è salito tanto, adesso lo vendo. Non è detto che sia finita la salita, quindi devi cercare di entrare comunque se hai un segnale. Se non hai il segnale, meglio che non entri, meglio che stai fermo, perché magari può salire tanto. E poi scende e c'è un segnale, bene, sei entrato nel momento giusto. Euro yen, allora l'euro yen sì, te lo guardo volentieri. Con il metodo fascia hai voluto anticipare, allora non hai anticipato senza utilizzare il metodo fascia. Scusa se ti correggo, ma il metodo fascia non ti faceva anticipare. Il metodo fascia ti fa anticipare soltanto quando ti disegna l'istogramma rosso, in questo caso, tu l'hai visto e usi il breakout di quella zona dove hai visto che ti ha fatto il segnale. Quello è l'anticipare. Ma anticipare un segnale del metodo fascia è quasi impossibile perché vuol dire che non l'ha dato. Ok? Quindi purtroppo, ma ti dico, no, è un sbaglio che ho sempre fatto anch'io. Ah, è salito tanto, ora lo vendo. Mi sa che è stato il primo sbaglio che ho fatto quando ho fatto il mio primo conto di trading. Era lo yen a qualche parte, vedevo una chart che era tutta rivolta a ribasso e ho detto, tanto io compro. Gli sbagli più forti, quelli più belli che si fanno. Allora, l'euro yen, te lo vado a vedere, Gianni. Perché, attenzione, per quello non mi piace neanche l'euro-dollaro, però teniamolo un attimino, vediamo se riusciamo a uscirne bene. L'euro-yen, io ieri ho dato un segnale, che poi vedete che candele day di oggi è martedì, oggi lunedì era ieri, quindi il segnale sarebbe questo, ma non era di ieri, quindi non è ancora entrato. Nel weekly il segnale è long, fatti notate qui il segnale è long su questa zona qui. Perché? Un attimo che mi lo sistemo di lato, così lo vedo. Perché long? Perché abbiamo toccato la banda di Bollinger a 21 periodi, che è questa banda di Bollinger qui. Adesso sono ancora in webinar. Sono in webinar. Sono in webinar. Avevo sognato, se mi dai buca, sono in webinar, no. No. Ok, bene, torniamo a noi. Tanto euro dollaro ed la sterlina dollaro e l'euro dollaro stanno scendendo, tranquillo. Bene, torniamo noi, l'euro yen, Gianni, io uso delle tecniche, sono sempre le stesse perché, guardate, banda di Bollinger a 21 periodi, la clicco così la vedi anche lì, che è semplice, che non ho cambiato niente. Due deviazioni, close, ok? La metto sul weekly, quando mi tocca la banda di Bollinger alta, e ho un segnale dello stocastico a 5-3-3 periodi, non devi cambiare, è quello di default della MetaTrader, 5-3-3, 5-3, ok? Quindi hai questo stocastico molto semplice, quando hai un segnale short sulla banda di Bollinger alta, short, fino alla banda di Bollinger centrale,
Dalla banda centrale potresti avere anche un segnale long, ok? Tipo questo, e averti preso anche qualcosina di long, però devi anche valutare come sono messe le candele precedenti. Quando tu hai, vedi qui anche ha funzionato benissimo, qui ha funzionato benissimo, qui nella parte bassa segnale short, segnale long ed ha funzionato benissimo, nella parte qui centrale non ha avuto segnali fino a questa zona qui, cioè è difficile poi tenere tutte queste cose. Poi qui però abbiamo avuto la banda di Bollinger una volta, tentativo di salita, comunque pagava 200 pips, banda di Bollinger di nuovo su zona di supporto, questa linea verde. Con un segnale long dopo aver avuto un segnale short mancato, che non lo si fa perché siamo sul minimo della banda di Bollinger, anche se questo era un canale, qui è un segnale long sulla banda di Bollinger, sopra il supporto il segnale è rialzista. Quindi probabilmente sopra questa zona qui andrà long. Andare long di euro yen sarebbe anche andare long di euro dollaro e questo coincide con l'analisi ciclica partenza. Partenza ciclo H16, quindi l'H4x4. Ok? Se non hai questa lezione, vai sul blog, scrivi H4x4 o cercati gli ultimi 10-12 lezioni. Prima o poi troverai che parlo della distribuzione H4x4, che sono le H16. Le bande di Bollinger sono queste, 21 periodi. Queste qui sono, Giuseppe. Ti ho fatto prima un complimento, Peppe. Non mi ricordo qual era, ma te l'ho fatto all'inizio. E adesso ti arriva la bastonata, come sempre. Non è possibile che dopo un anno che mi segui mi chiedi le bande di Bollinger. Scherzo, perché non è assolutamente una cosa che devi utilizzare, però se vedi se c'è qualcosa che comunque io seguo per avere la direzionalità, se arrivi un po' tardi. E questo, sai che cos'è? Perché le azioni, questa te lo spiego subito, Francesco. Questo perché vuol dire che hai avuto troppo fretta nel fare e hai saltato qualche pagina del libro. Questa è una pagina del libro. Hai avuto troppo fretta, infatti hai bucato e adesso devi ricominciare o hai già ricominciato, devi ribucare perché devi leggere tutto il libro, non devi perderti nessuna storia. E chi ha troppa fretta di imparare o di fare i soldi, parliamoci chiaro, capiterà sempre in questo punto. Cammini a testa alta, non guardi per terra, troverai il buco, ci cadi dentro. Poi devi tornare su e così via. Questo è. No, era una maniera di un paragone, come si dice, non mi viene la parola in italiano. Non è un libro. Il libro ci sarà quando avrò finito, quando avrò voglia di finirlo. Nel senso, se ti perdi questo passaggio, me lo chiedi dopo un anno. Vabbè, dai, prima ti ho dato il dolcino, adesso ti ho dato la bastonata, ma ci sta, non è assolutamente. Due deviazioni, Francesco. Che cos'è una banda di Bollinger? Vediamo se qualcuno ha fatto gli studi. Quella lì, quando io ho cominciato a fare trading. Ho studiato ogni singola cosa, anche se non serviva, ogni singolo indicatore me l'ho fondato a guardare. Che cos'è la banda di Bollinger? Benissimo. Tre medie mobili che delimitano l'andamento del prezzo, la distribuzione del prezzo. Quindi, se sono tre medie mobili, due deviazioni, cosa sono? Una media mobile, quella centrale. Una, due deviazioni, una e due deviazioni. Puoi metterne anche di più. Ti faccio l'esempio. Vediamo cosa ne esce, se ne metto quattro. Si allargano, giusto? La deviazione è la moltiplicazione della distribuzione del prezzo. Io ne metto due perché vedete che non ha senso, ok? Poi ci sono altri sistemi per metterne quattro bande di Bollinger, per metterne sei, per metterne otto. Usa questa qui con due deviazioni. La deviazione è praticamente non ti distanza di un prezzo solo. Però se tu la metti a di più, ti metti di più. Ricordati che comunque il calcolo viene fatto su 21 candele. Quindi tu puoi mettere un'altra banda di Bollinger a 15 candele e ti risulta diversamente. Io non ci ho mai giocato su queste cose, c'è chi ci ha giocato. Io preferisco questa qui standard così com'è. Due deviazioni standard. Puoi andare a cambiare, cambia,
cambia lo scostamento, l'ho messo a zero, lo puoi mettere a un altro livello, a due, puoi cambiarti il calcolo della, io prendo il calcolo di 21 candele close. Ok? Basta, c'è Wikipedia, che anche se non c'entra con il trading, trovi anche l'indicazione, cioè la spiegazione di che cos'è le bande di Bollinger. Sono andate a finire anche su Wikipedia. Chi le ha costruite? John Bollinger. Ok? Quindi, però puoi fare, questo è il prezzo finale, io uso il close, puoi mettere anche l'open price. Se tu metti l'open price, cambiano perché ti prende il prezzo di open. Quindi questo è sempre quello che può cambiare ogni cosa. Io metto il close perché non ho mai usato questo. Lo scostamento, vediamo se io l'ho messo a zero, se lo metto a 2, per esempio, mi sa che sono più, vedete, si sposta, è un rallentamento, è come la sensibilità del metodo fascia. Ok? Comunque giocaci su queste cose e vedi. Poi puoi metterti anche i livelli, puoi aggiungere dei livelli. Ok? Puoi aggiungerti anche dei livelli. I livelli sono la distanza da una media all'altra. Lo mettiamo a 10, vediamo cosa succede. Ah no, si spostano così. Allora, anche questa è una cavolata. Io non è che me le ricordo tutto, però vabbè, giocaci e poi vedrai che. Adesso l'ho spostata, non si prende più. Cancella. È rimasta così, però non sembra strano perché il livello adesso mi ha messo un dubbio, perché se io aggiungo un livello e lo metto a, è che devo capire come erano i livelli a 50. Eccolo qui, infatti non si vedeva. Vedi che questa qui ho messo un livello da 0,05 tra una parte e l'altra. Se io metto un livello, a me non me la fai, eh? Non me la fai. Io devo saperle tutte perché sennò mi arrabbio. Se io lo metto così, cambiamo i colori perché questo qui non si vede proprio. Lo mettiamo così. Dovrebbe darmi un altro livello qui sotto. Vedi? Me ne ha messo una sopra e una sotto. Ok? Benissimo, poi io l'ho messo a 50, lo puoi mettere come vuoi, quindi anche questo, lo studio della Bollinger, oggi l'abbiamo fatto assieme, io anni che non le guardo più, cancelliamo i livelli, cancelliamo i livelli, ok? Mi ritolgo però. Bene, così in 5 minuti ho spiegato anche le bande di Bollinger, quindi l'euro yen sul weekly è rialzista, sul daily sta andando a toccare la media mobile a 100 periodi e questo ne parla chiaro, perché ritornando sopra la banda di Bollinger diventerebbe rialzista. Abbiamo avuto un euro yen molto forte, abbiamo avuto un tentativo di entrare sotto, adesso torniamo sopra la media mobile a 100 periodi, ritorniamo su questa zona di resistenza, io mi fermerei sulla zona di resistenza, per esempio. Anche questo è buono, però non c'ho analisi, qui non ho nessun punto dove cercare un'analisi adesso, no? Perché l'unica cosa che potrebbe essere sensata, forse adesso vedendola così ad occhio, questo canale qui, messo su questo massimo. Opa. Questo massimo qui. Ciclicamente non la trado, ma lo andiamo a vedere. Vedi? Potrebbe essere questo canale qui. Non lo so ancora, però ti dico, siamo in una zona che è molto strana perché potrebbe toccare la media 100 e poi tornare giù. Abbiamo questi due canali. Ciclicamente la guardiamo sull'H4, è rialzista, minimo di Gauss, che è la campana gaussiana blu, lo ha preso qui. Okay, è rialzista, è andata sopra la media a 48 periodi. Finiamo l'analisi in bellezza qui. Tanto vedete la linea dollaro di nuovo sul minimo. L'euro dollaro è sceso anche un po'. Conto con un guadagno di 50 euro, ancora non lo chiudo. Tengo perché vedo la debolezza di entrambe le coppie. Andiamo qui così ti faccio tutta la fine dell'analisi H1 sull'euro yen. Così abbiamo anche questa. Vedi che continua il segnale short, non c'è ancora, il tempo è short perché mentre il prezzo continua a salire, cerca di salire, la campana gaussiana gialla comincia comunque
a cedere, a dire ok, guarda che io comunque me ne frego, scendo lo stesso, anche se tu sali, io scendo. E questo è il tempo, questi indicatori qua, non c'è ancora stato nessuno che è riuscito a replicarmeli, perché logicamente nemmeno io mi ricordo che io gli ho fatto fare quella volta ad Alessandro, se certo c'è tutto scritto dovrei andare a vedermi, perché c'è un indicatore di tempo dentro. Quindi chiaro che sta scendendo perché se ne frega. Però questo è bello, poi andiamo sulle rovine di nuovo. Se tu sai che comunque il tempo è short e tu guardi i massimi e vedi il prezzo che sale, è chiaro che c'è qualcosa che non va, non vai short. Però vedi che i massimi sono decrescenti, il prezzo si mantiene, si avvicina di nuovo al minimo, probabilmente ci sarà ancora un pezzettino di crollo. Okay? Poi quando il tempo è maturo, che è finito e devo tornare su, se magari il prezzo è ancora qui in alto, certo che non cercherò più gli short, ma cercherò i long. È difficile, il trading non è facile. Io dico che è facile, ogni tanto scherziamo, usiamo la parola easy, come dice Francesco, tutto easy, però non è facile. Guardate, io sono ancora qui in balia, se chiudere o non chiudere. Okay? Sono leggero perché sto tante altre cose da fare, sennò di solito batto dentro, ma è leggero. Ieri ho fatto 600 euro, quindi tanto leggero, non sono con posizione da un lotto, eh. Perché puoi fare anche bene anche quello con mezzo lotto e basta. Guardate, io qui tengo qui, sono 80 euro. Puoi fare bene, poi la giornata non è finita. Se io vado a vedere quello che ho fatto ieri, sono 600 e 26 euro tutte operazioni da lotto, sono 5 operazioni, tranquille, senza dovermi andare lì a scannare tutta la settimana. Allora, adesso ancora aspettate, sono in webinar, ragazzi. Allora, quindi sto ancora cercando di capire. Allora, vi ho spiegato anche il perché il movimento. E allora, apri, devi aprire un terzo conto, manda il ticket al visual e non mi stressare durante il webinar. Bene, un altro conto da far attivare. C'è una lista stamattina che non finisce più. Però mi sono contento perché, caro, vuol dire che c'è qualcosa che funziona. Euro yen, ciclico. Mi viene da ridere perché l'euro yen ciclico adesso qui. Agli inizi, chi magari usa il metodo fascia si ricorda soltanto una cosa: devo aprire un'operazione quando sono troppo alto con la campana rossa gialla, devo aprire short ed è la cosa più sbagliata che esiste, vero Peppe? Guarda, un giorno quando faccio il seminario in aula devo farli perché ormai non è da anni che non li faccio più perché è bloccato con questo fantomatico COVID. Ok, prima o poi andrà in dimenticanza anche questo virus e continueremo a fare una vita normale, forse, no? Ok, comunque torniamo a noi. Attenzione, sterlina dollaro sul metodo fascia dà un segnale short. Ecco, vedete, questo è anticipare quello che dicevo prima. Tu l'hai visto? L'hai visto? Ok, quindi vuol dire che tu hai visto che in questa zona qui, esattamente qui dove è adesso il prezzo, ti sta dando un segnale short, qui. A 1,36. Qui vuol dire che puoi entrare short perché hai visto il segnale, Mattia. Se adesso puoi tornare su, tu l'hai visto. Attenzione, ragazzi, che diventa interessante. Scusate, scusa se ti blocco un attimino, lo guardiamo dopo l'euro yen perché diventa interessante. L'euro dollaro sta andando a pivot, la sterlina dollaro ha rotto il pivot. Quindi attenzione, io direi di chiudere la sterlina e chiudere anche l'euro dollaro. Ok, chiudo anche questi più grandi. Ok, si chiudono. Ah, qui mi ha fregato. No, l'ho presa giusta. Ah, l'ho presa giusta anche qui. Perfetto, perfetto, benissimo. Oh, vedete cosa vuol dire? Adesso dobbiamo guardare la cosa contraria. Cioè, allora, l'euro dollaro, la sterlina dollaro è arrivato ad un livello di 38,2. Siamo su un segnale short. Non posso fare il long. Non posso farlo. Perché non posso farlo? Siamo in un ciclo 4 probabilmente, oppure siamo in un ciclo 2, non lo so. Siamo in un 38,2, quindi ci sarà un ritracciamento, ma ho un segnale long, non lo faccio. Aspettiamo, stiamo fermi. Pivot l'ha già toccato. Fatto il mio trade, ho aggiunto a quello che ho guadagnato ieri un qualcosina. Va bene? Fermi, basta. Si aspetta di guardare magari altre coppie per il momento, Francesco. Oppure vedi l'euro yen, l'euro dollaro l'ho chiusa, magari la potevo tenere ancora un attimino di più perché deve chiudere qualcosa. Però
però aspettiamo perché è sui minimi, deve ripartire. Fate vedere come è partita con veemenza, con forza. E la sterlina d'oro non è partita perché abbiamo anche il segnale short qui, sul metodo fascia. Mi piace stare fermo adesso, stare fermi. Aspettiamo, vediamo come si comporta. Comunque la campana gaussiana era partita qui, è diventata ribassista. Questo probabilmente sarà il ciclo 1, quindi aspettiamo un ritracciamento per rientrare short, visto che il metodo fascia ci ha dato lo short. Qui vedi, vabbè, che te ne frega 7 euro, dai. L'obiettivo di 7 euro, sai quante volte per l'obiettivo di 10 euro, 3-4 euro, io sono rimasto a mercato overnight e poi ho perso di più? Fregatene. Allora, dove si è fermato? Si è fermato in un punto giusto. Allora, attenzione, Peppe, per te, tu hai un segnale short sulla sterlina dollaro, l'abbiamo visto, il metodo fascia ti ha dato un segnale short. Guardate che oggi il webinar si è basato su due coppie, ma c'è tanta roba dentro. A questo punto lo devo dire anch'io che questo webinar è buono. Ok? Questo hai visto che c'era un segnale short su questa zona qui, è tornato verde, ma tu l'hai visto, no? L'hai visto, o l'ho visto solo io? L'abbiamo visto, no? Qui tu hai l'idea di entrare short sulla sterlina dollaro. Per qualsiasi motivo ci sia, non ti interessa perché il segnale fascia è tecnico. Ok? A questo punto tu vai nei cicli. Avendo fatto il metodo ciclico gratuito, sai dove entrare. Ti vai a posizionare il Fibonacci sull'ultima espansione, che potrebbe essere questa, come potrebbe essere sul minuto anche solo questa. Ricordate che se queste sono candele a un minuto, potrebbero essere anche candele daily, e quindi 18 candele daily. Devi andare a vedere dove puoi entrare. Dove entri adesso? Chiaro che non entri più sul minimo assoluto, perché deve partire qualcosa che probabilmente sarà un ciclo. Quando ritornerai ad avere un livello 61,8, il 50%, puoi decidere di entrare short. Praticamente fai il lavoro contrario. Entri short quando il mercato sale, entri long quando il mercato scende. Sul minimo assoluto qui io non lo farei, perché probabilmente andrà a rompere qualcosina per tornare su veloce, perché è così. Vanno a prendere gli stop, come si può suol dire, o vanno a prendere posizioni long. Anche l'euro dollaro, guarda, ultima espansione, che è questa. Questa potrebbe essere un'idea di entrata sull'euro dollaro, ma l'euro dollaro non mi piace più di tanto. Guardate, il 50%, e non la faccio perché siamo in un segnale long. Quindi cercate di filtrare le cose, una pausa di 10-15 minuti, ci pensiamo dopo. Va bene? Guardate come sta scendendo. Avrei guadagnato di più. E Francesco, cosa si dice in questo caso? Scrivendolo tutto attaccato. Chi se ne frega, eh? Ok, chi se ne frega, tutto attaccato deve essere scritto. Chi se ne frega, perché chi se ne frega è una cosa tipo, va bene, dai, abbiamo vinto la partita, ma il rigore non era un rigore, l'arbitro ha fischiato sbagliato, ma abbiamo vinto lo stesso. Chi se ne frega, ok? Se il menefreghismo in questo caso aiuta il tuo ego, la tua autostima a caricarsi. Ok? Se tu invece stai sempre lì, ah, cavolo, chiuso, vado a vedere, cavolo, avrei pagato di più, Madonna, ma no, ma guarda, se chiudevo dopo, vai a vedere solo questo, ma vai a vedere se non chiudevi, nel mercato si è girato e perdevi tutto. Anche questa è una cosa che devi guardare, ma quelle non le guardi, lì sei contento, la guardi una volta e te la godi una volta sola. Devi imparare, dico singolarmente, ma dico a te trader, quindi a tutti quanti, dovete imparare alla lingua del trader, chi se ne frega, chi se ne frega, perché se tu rimani a mercato a vita, chi se ne frega, se tu chiudi un'operazione e guadagni, chi se ne frega. Devi chiudere quando guadagni. Se la sera stai in perdita di 50 euro, ma hai guadagnato 300 euro, chiudi, chi se ne frega, dormi, domani ci ripensi. Vuol dire che quella giornata lì non è che ne hai guadagnati 300 e ne stai perdendo 50, ne hai guadagnati effettivamente 250. Perché questi 50 euro che ti rimangono aperti di notte potrebbero però il giorno dopo essere in perdita di 200. Quindi il tuo guadagno di 300 diventa una perdita di 50, un guadagno di 50, che poi magari diventa anche perdita. Quindi alla sera tirare le somme è la cosa migliore. Io ieri sera, se non chiudevo i long, avrei guadagnato molto di più.
Ma chi se ne frega? Ok? Guardate, adesso sta andando giù, ma nel minimo io non posso fare altro che stare fermo e dire chi se ne frega? Lo prendo dalla prossima candela. Ok? Benissimo. Allora, torniamo a noi che finiamo, non mi sono dimenticato, guardate cosa vuol dire la concentrazione. Mi sarei dimenticato la settimana scorsa, ma se sono concentratissimo, devo ancora finire l'analisi per Gianni Long, che mi piace questo Gianni Long, perché, vedete, metodo fascia, quello riprendiamo, dai. L'euro-yen ciclicamente io non lo faccio, se cioè non uso i cicli, però il metodo fascia è un metodo ciclico. Quindi ogni movimento non ti voglio indurre o persuadere a comprare il metodo ciclico o a fare l'abbonamento annuale, anche se il prezzo per il corso è veramente una cavolata che con due trade te lo paghi, però lo stesso non ti voglio spingere a fare niente. Però se mi chiedi poi cosa è il metodo fascia, logicamente ti devo indirizzare dove prenderlo, no? Allora, questo è un ciclo. Questo è un ciclo. Vedi, qui c'è anche un errore ciclico, va bene. Questo è un altro ciclo, la linea magenta. Questo è un altro ciclo, la linea magenta. Sono i cicli questi. La campana gaussiana in questo caso è quella gialla che parte qui, ok? E mi fa tutto questo movimento qui. Adesso, vedendo che riparte così, per quello non lo uso ciclicamente, perché sono strani i cicli sull'euro yen, sono difficili da leggere. Io devo capire dove è finita la campana gaussiana, dove incomincia. Probabilmente è finita qualcosa qui. Questo potrebbe essere ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, mi manca il ciclo 4, oppure questo è il ciclo 4 e questo è il ciclo 1. Quindi già da qui io posso ragionare che se il prezzo mi va sotto questa zona qui, divento ribassista perché la campana gaussiana deve chiudere. La nuova campana gaussiana che io do per scontato che a questo punto la campana gaussiana nuova è partita qui. Toglietemi la penna, è partita qui, che poi potrei anche farla chiudere qui, però fare chiudere qui la campana gaussiana che è così alta, preferisco aspettarmi almeno un rimbalzino, vedi che è scesa e è tornata su. Quindi qui è finita la campana gaussiana ed è ripartita. Essendo questo un ciclo 1, poi vi tolgo i disegni, io vedo questo massimo qui, vedo questo massimo qui, metto una trend line irregolare, metto la trend line, la possiamo lasciare anche rossa, ma la mettiamo bianca, ma la mettiamo verde, che è una zona di supporto. Se il prezzo mi va sotto questa zona qui, e credetemi, sono 20 pips, 17 pips, 20 pips. Se il prezzo mi va qui sotto, basta. Short, tolgo i disegni, analisi finita. Va bene? Poi cosa deve concordare per farmi questo short? E poi ditemi. So che siete tanti e so che tanti giornalmente o ogni settimana, per non dire tutti i giorni perché non è tutti i giorni, però ogni settimana di media, quindi può succedere anche che ci sono 2 settimane che non viene acquistato un corso fascia, ma ci sono anche settimane che vengono acquistati 5-6 corsi. Cioè dipende, il prezzo non ve lo dico, lo chiedete al visual, ma vi ripeto che è un prezzo che è praticamente veramente pochissimo per quello che dà, non ve lo dico perché così vi incuriosisce saperlo. Okay? Non costa veramente pochissimo. Però vabbè, alla fine con due trade, la maggior parte che fa il metodo fascia, con due, tre, quattro trade te lo paghi. Ok? Dura 8-9 ore di video, mi pare, con il robot automatico o semiautomatico, e più se tutta la didattica sotto, poi con il metodo ciclico gratuito sei una bomba. Se adesso questo trade qui sulla trend line, che non è neanche irregolare, diventa irregolare perché è già passata, questo livello di supporto viene rotto con un segnale short di metodo fascia e hai la campana gaussiana magenta e la campana gaussiana gialla ribassisti, cioè che scendono, non puoi fare altro che vendere l'euro yen. Questo potrebbe succedere dopo che l'euro dollaro ha fatto la sua esposizione rialzista. Okay. Guardate, ho chiuso bene l'euro dollaro perché alla fine l'euro dollaro, adesso torniamo qui. Spero che ti basta così, Gianni. Cioè, altro non posso fare perché non uso altri metodi, quindi quelli che faccio. Guardate, ho chiuso bene l'euro dollaro o non l'ho chiuso bene? Addirittura mi viene la voglia di girarmi long, però non lo faccio. Ho chiuso bene la sterlina dollaro, che l'ho chiuso praticamente sul minimo.
cercato di rompermi di nuovo il minimo ed è tornata su. Cioè, insomma, che devo stare lì a giocare o a fare ping pong o faccio il trader? Addirittura, praticamente potrei anche cercarmi un segnale long di sterlina dollaro, ma non lo faccio, sto attento. Canale alto, rientro. Canale alto dove? Allora, questa cosa qui, Francesco, mi dovrai pagare una cena, un pranzo, una colazione e anche il caffè. Allora, qual è il tuo canale alto? Questo? Questo è il canale alto? Tu rientri qui short? Dai, l'ultima, dimmi sì o no? Rientri qui short? Metti il filo. Ah, ma io non uso questa. Usi questa? Sì, ok. Va bene. Ma cosa dice? Il livello 382 è una resistenza o un supporto in questo caso? Dai che ti do una bastonata, dai. Una resistenza. Cosa succede nel trend rialzista? Tengono le resistenze o no? No, allora probabilmente se va qui sopra potrebbe rompere, andare sopra la 64 e farmi partire una nuova campana gaussiana. Probabilmente hai ragione tu, probabilmente ho ragione io. In questi casi cosa fai? Non fai niente. Quindi nel dubbio non si fa niente. Se poi magari no, rompe e ho ragione io e va su, la zona dello short è questa perché in questo caso qui potresti aver avuto nel movimento della campana gaussiana una cosa del genere. Il prezzo che sale va su e arriva qui in alto. Da qui allora hai l'idea di fare lo short. Va bene? Che poi non è detto neanche che ci arriva perché vedi che sta mostrando debolezza. Va bene? Dai, ricordiamoci, se scende la sterlina d'oro può essere anche che l'euro sterlina sia in questo caso forte, quindi euro forte, euro yen forte, dollaro yen forte, quindi mentre sono tutti forti è meglio stare un attimino fermi. Portato a casa qualcosina, non era tanto, ma va bene anche così. Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente domani mattina alle 9:30. Su Skype ci sono oggi fino alle 13. Poi, ragazzi, tiro i remi in barca per oggi e me ne sto un po' tranquillo perché sono qui da stamattina alle 5 e un quarto. Quindi, no? Adesso mangio qualcosina e poi rispondo a tutti quelli che mi hanno scritto su Skype. Grazie a tutti. Ciao ciao, a domani. Ciao.